Controlli antidroga questa mattina in due istituti scolastici superiori di Sala Consilina. I carabinieri della locale stazione, agli ordini del luogotenente Cono Cimino, con il supporto dei militari del nucleo cinofili di Ponte Cagnano, hanno effettuato delle verifiche capillari con l'ausilio fondamentale del pastore tedesco Alex. I militari si sono presentati intorno alle 9 nel liceo classico Marco Tullio Cicerone, dove hanno setacciato palmo a palmo le aule, i bagni e gli altri spazi dell'istituto. Stesso trattamento è stato poi riservato anche all'ITIS Gatta in via Pisa Cane. I controlli hanno dato in entrambi i casi esito negativo, non è stata infatti trovata alcuna sostanza stupefacente in nessuna delle due scuole. L'esito negativo è un ottimo segnale ed è sintomo che rispetto agli anni scorsi i giovani stanno perdendo interesse nei confronti delle droghe. Infatti negli anni scorsi molto spesso durante i controlli effettuati con le unità cinofile all'interno delle scuole venivano sorpresi i ragazzi che avevano addosso piccole quantità di droghe leggere, in particolar modo marijuana. Sono stati gli stessi studenti a collaborare con i carabinieri, i controlli infatti sono stati accolti con favore dagli insegnanti e dai ragazzi e sono stati svolti nelle varie aule e locali delle scuole, nonché sugli zaini dei ragazzi e sul perimetro esterno dello stabile senza ritrovare alcuna traccia di droga. Questo tipo di attività è intesa ad assicurare alla grande maggioranza degli studenti e dalle loro famiglie un ambiente scolastico pulito e scevro da qualsivoglia fenomeno di illegalità. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane ed interesseranno non solo gli istituti scolastici di Sala Consilina, ma anche tutte le altre scuole superiori presenti nel Vallo di Diano.